cartellone di eventi trasversale dal 30 luglio al 30 settembre che abbraccia tutte le fasce d'età. Sarno è pronta la sua estate sotto le stelle con un programma davvero ricco che spazia dalla musica alla gastronomia passando anche per teatro, sagre e cultura. Si comincia domani con il concerto che vedrà protagonista Franco Ricciardi in piazza 5 maggio. Spazio poi nelle prossime settimane a Clementino, Coco, l'orchestra Rua, il gruppo musicale Mujeres Creando e la banda Città di Sarno. Tra gli eventi che scandiranno l'estate sarnese ci saranno le vie del gusto con artisti locali ad allietare le serate e per i più piccoli animazioni e gonfiabili. L'evento 500 di questi giorni a cura dell'associazione Veicoli d'Epoca, Red Night a cura del comitato di quartiere Futuro, senza dimenticare la storica Settembre Libri e tanto altro ancora. Un evento non resta solo tale, ma in effetti serve a rilanciare il paese, soprattutto da un punto di vista del commercio, del turismo, di chiamare altre persone, dal punto di vista non gastronomico, dell'abbigliamento, e quindi è un evento che serve anche per la rinascita della città. Gli eventi sono tanti, ma veramente tanti. Facciamo il 30 luglio con Franco Ricciardi, il 16 agosto con Clementino, 19 agosto Nicola Greco con una cover dei Pooh, poi abbiamo Coco per i giovani, così tanto apprezzato dai giovani, 27 agosto. E poi ci sono tanti intrattenimenti per piccoli e anche per grandi, le vie del gusto, per un evento che si ripete ormai da una decina di anni e che coinvolge tutto l'indotto enogastronomico del paese, con i commercianti che espongono i loro prodotti, artigiani, e saranno il 26 agosto, 9 settembre, 23 settembre e 30 settembre, per 4 venerdì. Poi abbiamo, a parte le feste patronali, abbiamo tantissimi altri eventi. Avremo eventi teatrali organizzati dalla Proloco presso gli scavi archeologici di Fose, che è un appuntamento importante a quale noi teniamo molto, perché è un rilancio della nostra città, perché è un luogo magico, un luogo al quale dobbiamo ridare necessariamente la giusta importanza. Poi in tutto questo c'è anche Settembre Libri, che ormai è giunto alla nona edizione e che è in fase di programmazione. Infatti l'orchestra, diciamo, per un certo tipo di utenza, poi abbiamo Franco Ricciardi, ancora un altro, Coco per i giovanissimi, molto richiesto, soprattutto i quindicenni, sedicenni, sono tutti lì a chiedersi per Franco Ricciardi. E per Clementino sappiamo che stanno già organizzando dei pullman e ti stiamo anche organizzando da un punto di vista della sicurezza. Ti stiamo già stressando e già nei prossimi giorni ci saranno riunioni con gli addetti alla sicurezza, polizia, carabinieri, insomma, e via dicendo.